Ciao! Da quanto tempo? Wow, non sono più abituato. È strano parlare alla telecamera comunque, perché se non lo fai per tanto tempo, in realtà ti scordi pure di averlo fatto. Quindi, boh, non lo so, sto di cose a caso. Vabbè, bella, ciao, da quanto tempo, raga? Tutto a posto? Il vizio di far così non mi è mai levato. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ma avete visto, perché come penso la maggior parte di voi sa, Darryl ha caricato un video un po' di tempo fa, non mi ricordo quanto tempo sinceramente, un mesetto, due forse, dove appunto diceva la sua, diceva il perché abbiamo comunque il perché lui non ha più continuato a fare video, perché cosa fa adesso della sua vita e tutto quanto. E vabbè, sapete benissimo che comunque tra i due lui è sempre stato quello che parla un po' di più. E io sono stato sempre quello delle poche parole. Diciamo che per un po' mi sono detto, vabbè, senti, no, non faccio più video perché non ho più voglia di farli e quindi sti cazzi, cioè non devo una spiegazione a nessuno perché comunque era una cosa mia che facevo io, che mi sentivo di fare e dal momento in cui non ho più lo stimolo di fare una determinata cosa cioè che può essere fare i video su YouTube o andare a cagare la mattina alle 9, non lo faccio più. È un paragone bruttissimo, però vabbè, ci sta, cioè era per farvi capire. E invece ultimamente comunque ho visto anche tutto il video di Darryl, e solo il suo, perché proprio mi sono disinteressato dalla scena di YouTube Italia e non ho più visto nessun video, cioè proprio zero, niente. Nada, io non so chi ha quanti iscritti, chi fa quante views, chi ancora fa i video, non ne ho idea. Perché non me ne frega un cazzo, sinceramente, mi ha sempre fregato di me e non dell'altri. Cioè, massimo che poteva fregare di Davide perché comunque era il mio partner di YouTube. Vabbè, diciamo ciao, io sono Mateusz e Akaksenik dei Granas, sì. E intanto mi fermate ancora, cioè, è strano come nonostante l'inattività, la gente si ricordi di noi e ci chiede ancora le foto per strada. Cioè, mi hanno fermato a Nettuno, regà, ma che cazzo ci sta a Nettuno? Mi si chiama. Vabbè, questa qua era una parentesi. Vi spiego un attimo come sono andate le cose. Non è come sono andate, come diciamo io ho preso, ho reagito a determinate cose che mi hanno portato appunto a non fare più video. Sarà un video lungo un culo. Il vizio di guardare lo schermetto non mi si è mai levato, infatti ogni tanto vedrete che tipo so strabico, parlo a voi, ma in realtà parlo a me stesso per controllare se è tutto a fuoco. Vabbè, quindi vi volevo dire un par di cose. Allora, partiamo dal punto, cioè il punto quello più importante, che è non mannava di fare più video, cioè non c'avevo voglia di fare più video, mi è passato completamente lo stimolo che avevo una volta, ovvero mi svegliavo la mattina, mi lavavo, piavo e cioè, andavo da David in qualche modo, in qualsiasi modo possibile, spesso pure con i mezzi, quindi cioè, mi facevo pure le traversate perché nel senso l'attacca a Roma un po' carente da questo punto di vista, e mi facevo le traversate per registrare, per portare un contenuto che divertiva me, ma soprattutto divertiva voi, perché comunque a differenza di qualche annetto fa, come avrete ben capito, ormai lo youtuber non è libero di portare quello che si sente, ma è in dovere, cioè di portare qualcosa che piace al pubblico, nonostante a lui non piaccia. Faccio un esempio. Noi abbiamo fatto Minecraft, ok? Voi sapete la mia opinione su Minecraft. A me Minecraft fa cagare, ok? E abbiamo provato a portarlo Minecraft sul canale, abbiamo fatto pure qualche live, però visto l'andazzo, cioè a me non piace perché io devo fare una cosa che a me non piace fare, ok? Io l'ho sempre pensata così, se tu non puoi fare una cosa non la fai. E da questo punto di vista YouTube ultimamente mi aveva costretto a portare dei contenuti che a me personalmente non piacevano. Cioè preferisco 100 volte parlare davanti a una telecamera così come un coglione e spiegarvi quello che penso, quello che è successo, tutti i cazzi, oppure che ho mangiato stamattina a colazione, piuttosto che fa Minecraft, o fa giochi, o fa qualsiasi altra cosa che a me non piace. No, non piace, non so neanche naturale, cioè, non, cioè proprio non so partecipe di quello che vi sto a portare. E quindi
Purtroppo ultimamente durante quell'ultimo, cioè durante quel periodo si era messo così, ovvero noi dovevamo portare cose che piacevano a voi e che magari spesso, parlo per me, a me non piacevano appunto. E quindi ho detto, senti, sai che c'è? Basta, mi sono rotto il cazzo, cioè io non posso essere schiavo di una cosa che alla fine sì è bella, ma che futuro devo dare? Punto 2. Ho sempre pensato comunque che YouTube fosse più una cosa, cioè uno svago. Un qualcosa che appunto ti diverte fa, che ti permette di conoscere gente, che ti permette di viaggiare per l'Italia, spesso anche all'estero. E comunque noi trattavamo gaming, quindi tu dici wow, che cosa figa, cioè, ti pare che tu stai a fare dei video su una cosa che appunto magari ti diverte, come giocare a FIFA, e magari ci prendi pure i soldi sopra. Ecco, e partendo dal presupposto che noi siamo sempre stati in due, quindi ogni guadagno che abbiamo fatto, che non erano tanti, cioè il guadagno che abbiamo fatto con YouTube, va sicuro che non me ce sfamavo. Se io vivessi da solo e mi dovessi pagare bollette, non lo so, internet appunto, e che cazzo ne so, cibo, affitto, qualsiasi stronzata, io non riuscirei a campare, starei sotto i ponti già da un bel po'. Perché YouTube appunto non è un lavoro, e l'idea che mi ero messo in testa io era di trovare un lavoro che mi permettesse di comunque avere una mia indipendenza economica e magari affiancarci YouTube, cioè nello stesso tempo. Ho lavorato, ho fatto qualche lavoro, sì, e comunque appunto non mi ha permesso, non mi ha dato proprio tempo di fare video, e cioè quando staccavo magari l'ultima cosa che mi veniva in mente è oh dai, famose mezza Roma per andare da Davide a registrare un video che non mi va di registrare. Quindi il sunto è che non ho mai considerato YouTube un lavoro e penso che non lo farò mai perché non è un lavoro. YouTube per me non è un lavoro, non lo sarà mai. Ovviamente ognuno ha delle opinioni diverse su questo, che potete essere voi o possono essere i vari YouTuber che ci stanno adesso sulla scena. Io sono proprio un coglione. E ognuno la pensa come cazzo vuole, ok? E il punto 2 abbiamo chiarito forse. In realtà io, sto video sto a parlare di tutto, ma non sto a parlare di niente, è fantastico. Ah, e mi sono iscritto all'università. Ho preso in mano la mia vita e ho detto: uè, Mateusz, ma che cazzo vuoi fare tu da grande? Perché sai com'è? C'hai 23 anni e non hai ancora concluso un cazzo di niente la tua vita. Che dici? Non è ora che svegliassi? E io ho detto: sì, zio, dai, famo qualcosa di utile che ti piace. E mi sono iscritto all'università. Fatti i test e avrò i risultati dei test tra poco, tipo tra una settimana, credo, un po' meno, anche perché l'ultimo test l'ho fatto 2 giorni fa. E vi dirò più tardi, sì, più tardi, perché ci saranno probabilmente altri video, forse, se no. Vi dirò quindi in un altro video magari se sono entrato, come sono entrato, che faccio, che non faccio, quali sono le mie prospettive riguardo la mia carriera da studente. E quindi comunque, dai, come Davide mi sono iscritto all'università, pure lui ha fatto vari test e tutto quanto, comunque poi se vuole ne parlerà lui, perché so due video, cioè i video che stanno a fare io e Davide sono separati, ovvero ho il punto di vista di ognuno di noi, cioè lui ha il suo, io ho il mio, abbiamo fatto 2 video diversi appunto per esporre la cosa nel miglior modo possibile, per sentire, diciamo, quello. Ah, appunto 4 perché, cioè, ovviamente non so quante volte me l'avete chiesto, mi avete inviato i direct su Instagram, mi avete commentato, mi avete fracassato il cazzo ovunque. No, non abbiamo litigato. No, non c'è mai stato un diverbio per quanto riguarda YouTube. No, niente di niente. Io e Davide se frequentiamo come prima, parliamo come prima. L'unica cosa è che non facciamo più insieme sui video e non abbiamo, cioè, non è che non, nel senso che abbiamo diviso il canale. No, perché questo canale, cioè questo video è caricato su Grananas come il suo video è caricato su Grananas, quindi il canale è il nostro. Non abbiamo due canali separati, non carichiamo video da soli, cioè è tutto, cioè, nel senso, capito? Siamo, cioè, stiamo in buoni rapporti, perché dovremmo aver litigato? Cioè, non, per quale motivo? No, oh, no, no, anche perché, cioè, Davide è uno degli amici più vecchi che ho, insieme all'altri del gruppo, insieme a Frax, che anche con Frax, per dire, non mi ci sento perché lui comunque si è trasferito, c'ha da fare i cazzi suoi, è normale, ma non è che con Frax ci ho litigato, oppure oh, Frax è un pezzo di merda. No, cioè, Frax ti voglio bene, è un grande amico, e cioè, l'unica cosa è che comunque se cresce, si prendono strade diverse, ma
Cioè, si continua a sentire tranquillamente, cioè non è che se uno non va più a giocare a calcetto insieme con amici vuol dire che non è più amico di quelli là, cioè vuol dire che magari non gli va più di giocare a calcetto. Sto a fare degli esempi di merda. Una cosa che volevo fare adesso è che appunto mi sono sentito di fare sto video, quindi cerco di fare più cose possibili che per quel che mi ricordo che volevo fare, perché me lo preparavo tutta una scaletta mentale, ma in realtà no. No, non lo sto rispettando proprio, io sto a parlare, bambera così, senza fare un cazzo di discorso logico, diciamo. Allora, una cosa che volevo fare adesso era andare appunto sul video di David. Cosa è successo? Ora parlo io. Un video di 22 fottuti minuti, che chi se l'è visto tutto gli faccio un applauso. E la cosa che volevo fare è vedere appunto i commenti, perché ci sono stati 733 commenti che io non ho letto. Cioè, io non ho letto perché mi ero ripromesso, semmai dovrò rifare un video, cioè semmai mi sentirò di rifare un video anch'io, dove dico la mia, cioè nel senso parlo di me, di quello che è successo, di quello che magari succederà, e voglio leggere i commenti di questo video in modo tale da avere comunque una specie di reaction live alle cose, alle boiate che scrivete soprattutto, perché vi giuro sicuramente ci saranno certe stronzate che... Vabbè, non mi aspettavo tutti questi commenti, giuro, grazie a cuore di tutti, questo è Davide che lo scrive, cuoricino per Davide, che non riesco a farlo. Allora, qua c'è scritto Blur. E appunto il suo commento è stato pieno appoggio, YouTube è bello, insegna tante cose e dà tante soddisfazioni, ma vederlo come un chiodo fisso che non ti fa andare avanti nella vita è l'errore più stupido del mondo. Ciao bello, per quel poco di tempo che abbiamo passato insieme mi hai sempre dato l'idea di una persona con la testa a posto. Ringrazio Blur comunque di questo commento e sì, cioè, sono d'accordo anche perché basti notare come la bandiera gira. Cioè, nel senso, io lo dico molto sinceramente, a Blur, fino a che non ha appunto avuto quel boom di iscritti, non se lo sono mai cagato. E mi è dispiaciuto un po' come cosa, perché comunque se lo meritava, perché i video che fa sono quelli che ha sempre fatto, a me mi ha sempre fatto ridere, l'ho sempre visto, l'ho sempre guardato, e ho sempre pensato che comunque aveva un potenziale che gli faceva meritare più iscritti, appunto. E non è mai stato aiutato da nessuno, no. Cioè, veramente proprio l'hanno lasciato da solo e al che appunto si sono creati un'altra community che vabbè, voi tutti conoscete bene o male il percorso che ha fatto Blur su YouTube. E da quando Blur ha cominciato a fare i numeri, quelli veri, tutti sono diventati amiconi, amico di qua, amico di là, da quanto tempo e questa è una cosa che... L'ipocrisia, ecco, cioè l'ipocrisia a me mi sta proprio sul cazzo, quindi... È anche per questo che ho scelto di allontanarmi da questo ambiente, perché è un ambiente pieno di ipocriti e perché c'hanno tutti la faccia come il culo. E soprattutto, cioè, non riescono a parlare in faccia, capito? Nel senso, uno esprime una sua opinione, cioè magari davanti a te fa l'amicone, con l'altro ti butta merda addosso, oppure... cioè, su questo, i comportamenti che comunque incontrerete nella vita, cioè non solo su YouTube, ma anche nel lavoro, a scuola, dove pare. Però è una cosa che non ho mai sopportato, quindi ho cercato sempre di tenere a distanza le persone così. Perché? Perché non cioè, caratterialmente io non mi piacciono, quindi non le evito in tutti i modi. Quindi ringrazio un'altra volta Blur, cioè, gli faccio un salutone. Ovviamente cioè, con questo ringrazio anche la gente, cioè le persone, senza che faccio nomi perché non serve comunque, che ci hanno aiutato su YouTube, perché anche noi abbiamo avuto un aiuto, cosa che non ha avuto Blur, quindi lui si è fatto da solo e poi facendo i numeri ha cominciato ad essere considerato. Noi invece comunque siamo stati, diciamo, no spinti perché... Uno non può essere spinto, diciamo che una persona ha del successo se se lo merita, cioè avete tutti un cervello, non siete degli automi del cazzo. Se una persona vi dice, regà, andate a seguire Mateusz, voi andate da Mateusz, guardate quello che fa Mateusz, se vi piace lo seguite, se non vi piace non ve lo cagate. Quindi comunque, diciamo che ringrazio le persone che ci hanno dato uno scorcio di visibilità, diciamo un passaparola che ci ha permesso comunque di arrivare fino a dove siamo arrivati noi. Quindi grazie a tutti voi, sapete chi siete, anche a quelli, anche alle persone che ho conosciuto che magari non ci hanno aiutato sotto quel punto di vista, ma comunque ci hanno sempre sostenuto e grazie a tutti voi. Sentiti i ringraziamenti. E un salutone a Blur. E poi vabbè, uno gli scrive, ci vediamo tra 7-8 anni quando verrò da te per farmi gessare il braccio, comunque sono della vostra, tu e Dixenic. Ah, poi questo qua è un commentino molto molto semplice, ovvero quando arriva la notifica Granas e nulla.
Eiaculazione a go-go. Io non riesco a parlare, ho perso il dono della parola con tutta questa assenza. Grande Easy, ti seguivo da quando facevi il rapper. Mi sento male. Perché sì, perché in effetti la somiglianza è. E niente, preciso, diretto, sincero, mi ha tolto le parole di bocca alla fine del video quando stavo per scrivere se ogni tanto avesse portato qualche vlog. Un attimo che non so buono a mettere altro, ok. Portato qualche vlog. Hai fatto la tua scelta, che è sempre la scelta migliore. Quando bisogna decidere sulla propria vita, bisogna mettere da parte le cose opzionali. Un video che mi ha toccato, rivederti è stata una gioia. Ringrazio OneVision93 comunque per il commento, anche da parte di Davide, ovviamente. Vediamo un attimo qualche altro commentino, anche perché questo video, se sta a fa bello lungo, io quello che dovevo dire l'ho detto alla fine, cioè nel senso, eccolo. Questo è un tra l'altro un nostro amico. Ok, l'importante è capire le proprie priorità. Sono contento che tu abbia Sono contento che tu abbia focalizzato il tuo obiettivo e che ti stia impegnando per poterlo conseguire. Ognuno di noi dovrebbe capire che non è importante dimostrare di essere felici quanto esserlo davvero. E si sa, la felicità si raggiunge quando si fa quello che più si desidera. In bocca al lupo, ci si becca sicuramente in giro. Ciao Luca, grazie sempre per questo commento da parte mia e da parte di Davide. Comunque, vedo che nel senso la maggior parte di voi credo abbia capito. Nonostante le varie lamentele, ma un video spiegazione qua e là, penso che la maggior parte di voi, raga, è passato un gabbiano che porca troia pareva tipo un'aquila gigante. Dico comunque, la maggior parte di voi, nonostante non abbiano ricevuto un video spiegazione, tutto quel cazzo che vi pare comunque, la maggior parte di voi ha capito le motivazioni, la capite, comunque la intuite, nel senso, senza conferma, ma c'era poco da pensarci sopra, cioè ci si arrivava subito alla fine perché. Perché sì, perché quando una cosa diventa troppo pesante ti stufa. E quindi se siamo stufati. Comunque dai, la buona notizia adesso è che non vi posso dire siamo tornati perché non è che siamo tornati. Se avremo voglia faremo qualche video. Che possa essere un vlog, che possa essere una partita a FIFA, che possa essere io che piscio a testa in giù da un grattacielo o Davide che caga sulla metro di Londra. E quindi, non lo so, aspettatevi notizie comunque. Boh, non so parlare, raga, quindi, cioè, io non sono una persona che usa molto le parole e spiegare tante cose tutte insieme in un video mi viene abbastanza difficile, quindi spero che comunque una linea generale del mio pensiero ve l'abbia data e spero che possiate apprezzare almeno la buona volontà, diciamo, che comunque abbiamo sempre voluto bene perché facciamo YouTube tanto per noi quanto per voi, quindi diciamo che si è creato un bel rapporto e mi dispiace che possa essere andato tutto a puttane perché è così che va la vita. Quindi spero che abbiate visto tutto questo video, sicuramente vi siete fatti due palle così e non so manco come lo titolerò, non so se ci metto tipo una canzoncina, qualcosa, non ne ho idea. Vabbè, vi saluto, mi raccomando, se avete qualcosa di, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, ma pure mandammi a fanculo per dire no, io non la penso così per me, te, qualsiasi opinione, perché comunque abbiamo la libertà di espressione, qualsiasi cazzo di cosa voi vogliate dire, scrivetela qua sotto nei commenti, vi assicuro che la leggerò e niente. Ciao!